Dopo Bosco e Sentimentale, Appunti di viaggio è il terzo singolo del nuovo album di Domenico Imperato, in uscita nella primavera del 2023. Pubblicato da Cat Music, Appunti di viaggio è l'unico brano strumentale del terzo disco del cantautore, che dal 1 febbraio è disponibile anche sul canale YouTube ufficiale con un video documentario realizzato anni fa dallo stesso autore in Brasile. Come nasce Appunti di viaggio? Appunti di viaggio nasce in Spagna, a Valencia l'ho scritta. Cioè la prima idea compositiva è uscita a Valencia durante un viaggio, però mi piaceva questo titolo così un po' curioso, che un po' scherzasse e giocasse, perché è un brano strumentale, quindi non ci sono parole, non c'è testo. Appunti di viaggio musicali, ecco. L'unica non canzone di un disco totalmente di canzoni, è una sorta di respiro dopo i primi due singoli, dopo Bosco e Sentimentale, e mi andava di far uscire questo brano con questo video. Ho montato delle immagini che sono state girate tanti anni fa in Brasile, e quindi era un po' appunto una specie di pausa tra quello che è già uscito e quello che dovrà uscire il resto del disco. Il resto del disco dovrà uscire a primavera. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime tracce? Ci sarà un nuovo brano, quindi un quarto singolo, e poi tutto il resto. Sono 11 tracce. Ci sono varie sonorità che secondo me sarà anche un po' sorprendente, un po' diverso per chi mi conosce, però sempre con una mia linea. Una canzone su cui pure credo tanto. E poi niente, stiamo cercando di fare tutto il lavoro di grafica per andare in stampa, stiamo chiudendo tutto per cercare di uscire in primavera, e speriamo anche di fare un po' di giri, di concerti, sia a Pescara ma anche fuori Abruzzo, ecco. C'è un importante riconoscimento che ti vedrà protagonista in Piemonte. Esatto, a Moncalieri, vicino Torino, sono stato selezionato tra i 5 finalisti del premio Gian Maria Testa. Sono felicissimo perché il presidente di giuria è Eugenio Bennato ed è un premio nuovo che ricorda un cantautore recentemente scomparso e un grande musicista a cui io mi sono anche ispirato in questi anni di musica. Ho ascoltato i suoi dischi, le sue poesie, e quindi essere stato selezionato, insomma, ed essere lì il 4 marzo, si farà la finale, canterò Sorrida, che è un'altra canzone del disco. È una canzone inedita, non pubblicata.